Il momento migliore del mio mestiere è quando sente suonare le campane. Io ho scelto di fare il mestiere del campanaro perché mi ha sempre affascinato sin da bambino. Quindi per me, oltre lo studio, la vita privata e tutto quanto, al primo posto ci sono sempre state le campane. Ci sono vari segreti che non si possono svelare, perché ancora oggi il mestiere del campanaro è un mestiere diciamo molto chiuso e molto di nicchia, anche se in realtà le aziende che fanno questo mestiere sono veramente tante, specialmente in Lombardia, che è proprio la patria del nostro sistema di campane. È un lavoro bello, molto faticoso, molto pericoloso soprattutto, e quindi diciamo che non si può proprio svelare tutto, però sicuramente bisogna essere dei buoni meccanici e dei buoni elettricisti, questo sicuramente. Ribadisco però il fatto che è un mestiere molto pericoloso, quindi senz'altro non bisogna soffrire l'altezza, non bisogna magari avere problemi di cuore, problemi di udito. Insomma, bisogna avere una salute abbastanza certosina, diciamo così. Questi tasti che in questo caso vedete abbassati vengono collegati per mezzo di queste catenelle, collegate alle varie putrelle del muro. E cosa succede? Una volta che ho collegato queste catenelle e collegato il battaglio, la campana viene bloccata in questa posizione. Io, collegando questo gancetto all'interno del battaglio, il nostro tasto va ad alzarsi, e quindi io, premendo questo tasto che è rigorosamente realizzato in legno, vado a eseguire questo movimento qua. Non è altro che una tastiera per il suono a festa. È sostanzialmente un pianoforte a tutti gli effetti. Adesso suoniamo il cosiddetto concerto solenne. Perfetto. Pronti? Questo è il programmatore delle campane che ci consente di programmare tutto l'anno liturgico e far partire delle suonate istantanee. Aggiungo, scrivo che nel giorno, mese, anno, quindi alle ore 17:25, sì, melodia 81, abbiamo detto. Se noi andiamo a vedere alle 17:25, c'è un più che mi indica che alle 17:25 suonerà la melodia a martelli, Pietà Signora. 3, 2, 1... Le campane sono realizzate in bronzo, 78% di rame e 22% di stagno, a seconda di quello che uno vuole considerare. E ognuna ha la propria nota, le proprie dedicazioni e le proprie immagini sacre. Ci sono diversi aspetti che mi fanno accorgere che una campana ha dei problemi. Partiamo dal semplice fatto che magari un parroco ci chiama e ci dice: Paolo, c'è una campana che non parte. Allora il tecnico, in questo caso io, devo salire sul campanile e verificare dall'inizio, quindi dalla base del campanile fino alla cima, qual è il problema, perché le campane non si muovono o perché la campana in questo caso non si muove. Poi le campane, se dovessero risultare stonate, possiamo dire così, le campane vengono accordate, e le campane possono essere accordate sul campanile, quindi direttamente sull'impianto campanario, oppure nelle officine. Esistono diversi modi per accordare le campane. Diciamo che io sono un musicista. Ho un buon orecchio, quello sì. Ci sono quelli che conoscono bene la musica, l'hanno studiata, quindi hanno anche magari delle competenze in più rispetto ad altre persone. Però sì, per saper sistemare le campane, tutte queste cose qua, bisogna avere sicuramente un buon orecchio.